Sabato avevamo anticipato che il weekend sarebbe stato molto importante per avere novità su nomi e coalizioni in gioco per le imminenti amministrative di Scicli. Due giorni fa è stata resa ufficiale la candidatura di Concetta Morana quale candidata sindaco del Movimento 5 Stelle, così come ha finalmente sciolto le riserve il preside Enzo Giannone, uno dei più attesi che ha deciso di candidarsi e di farlo con l'appoggio delle liste civiche Start Scicli, Cittadini per Scicli, Scicli Bene Comune, che alla fine sembra essersi accordata anche in presenza di alleati non proprio apprezzati, e la lista Enzo Giannone sindaco. Giannone ha presentato il suo progetto alla città con una conferenza stampa che si è tenuta stamattina, dove ha illustrato programmi e progetti per il futuro di Scicli. Sabato avevamo anche raccontato le vicissitudini interne al PD e, a conferma di ciò, nel fine settimana si sono registrate ancora tensioni interne tra i due circoli. Nel primo pomeriggio di sabato, infatti, Marco Causerano, segretario del circolo Scicli Democratica, ha inviato un comunicato stampa attraverso cui dichiarava che, considerato che il secondo circolo non aveva contrapposto per le primarie nessuna candidatura a quella di Mario Occhipinti, quest'ultimo era da considerarsi candidato unico per il Partito Democratico. Quella di Causerano è apparsa subito come una provocazione finalizzata a giustificare in qualche modo il fatto che nella giornata di ieri non si siano tenute le tanto proclamate primarie, ma il comunicato del segretario del secondo circolo ha alimentato le tensioni all'interno del PD. Immediata infatti è arrivata la replica della federazione provinciale, che ha precisato di non aver ufficializzato alcuna candidatura a sindaco per le consultazioni amministrative, per le quali il partito ha avviato una serie di valutazioni interne e interlocuzioni con le altre forze politiche. Pertanto eventuali uscite pubbliche di esponenti locali sono da intendersi a titolo personale. Insomma, all'interno del Partito Democratico le acque rimangono agitate. Entro 48 ore, invece, cambiando fronte, si dovrebbero sciogliere i nodi anche sulla situazione inerente il centrodestra e sulla candidatura del commercialista Angelo Giallongo.